determinare gli estremi relativi della seguente funzione, f di x, y uguale arco coseno di y quadro meno x quadro. Ciao a tutti e buon sabato, secondo sabato di marzo. Oggi ne abbiamo 10 di marzo. Raffaele mi scrive dall'Università degli Studi di Salerno. Tanti amici della campagna che vedo seguono il canale, sono molto contento. Corso Ingegneria Civile Ambiente e Territorio, mi scrive salve Ingegnere Cerroni, volevo chiedere se fosse possibile inviarle un esercizio sui massimi e minimi sul quale ho incontrato non poche difficoltà. La ringrazio in anticipo e complimenti per gli innumerevoli video postati che sono di grande aiuto per noi studenti. Caro Raffaele, vedo Raffaele che è di Mercato San Severino, eh? Quindi se qualcuno è suo amico saprà di chi sto parlando. Non fa niente che Raffaele, se settimana scorsa ho detto pure il cognome. Qua mi ha inviato un test, un compito di analisi matematica 2, la foto di un compito, e mi dice che ha anche difficoltà sul numero 4, che vi faccio notare essere, vi dico, essere una forma differenziale, che magari in futuro risolverò. Dunque, tanto prima cosa Mattia, dunque, Raffaele ovviamente, Mattia era quello della settimana scorsa. Raffaele mi invia molto gentilmente la foto con la sua risoluzione, sulla quale però ho molti dubbi, non tanto sulla risoluzione del gradiente ma sul calcolo del dominio, perché ragazzi qui è un classico esercizio sulle funzioni a due variabili dove ci chiede di calcolare il dominio di questa funzione. Però il dominio, attenzione, dovremmo porre come d, dunque d è xy appartenente ad R2, tale che y quadro meno x quadro è compreso fra meno 1 e 1. Caro Raffaele, non per farti la smorfia, non per prenderti, però tu hai scritto che il dominio è meno 1, 1. No, meno 1 è y quadro meno x quadro, quindi vuol dire che in questo caso dovrò risolvere questo sistema, ovvero y quadro meno x quadro minore o uguale di 1, e attenzione, y quadro meno x quadro maggiore o uguale di meno 1. Occhio, perché qui dobbiamo stare molto attenti, no? Abbiamo a che fare con, attenzione, due iperboli, perché la prima, dunque io lo scriverei così, questo sistema, moltiplicando per meno 1 entrambe le equazioni cambierà il verso, abbiamo x quadro meno y quadro maggiore o uguale di meno 1, attenzione, e lì invece avremo un x quadro meno y quadro minore o uguale di 1, va bene? Ho moltiplicato questa per meno 1, quindi viene x quadro meno y quadro maggiore o uguale di meno 1, questa per meno 1 viene x quadro meno y quadro minore o uguale di 1. Sono, parliamo di la prima, è un'iperbole avente fuochi sull'asse delle y. La seconda è un'iperbole con i fuochi sull'asse delle x. Sono quindi la prima, no? Perché sono d'accordo, in questo caso notiamo che quando a e b, che sarebbe l'equazione canonica di un'iperbole avente fuochi sull'asse delle y, che adesso vi vado a rappresentare in maniera così qualitativa, e caro Raffaele, tu questa non me l'hai fatta, però questa, quindi se non lo fai è questa, no? In questo caso a uguale b in generale, quindi gli asintoti obliqui sono le bisettrici, in questo caso sono le bisettrici primarie e secondarie, y uguale più o meno x, quindi sono proprio quelli che tagliano in due parti uguali, il primo e il terzo quadrante e il secondo e il quarto quadrante. Quindi diciamo che, eccola qui, vedete che i fuochi stanno proprio, adesso non so se i fuochi stanno qui, non mi interessa, sull'asse delle ordinate. E se prendiamo per esempio l'origine come punto di prova, metodo del punto di prova, mi viene che in effetti 0 è proprio maggiore di meno 1. Quindi stiamo in pratica dentro qui, no? A parte che sta tra i due rami. L'altra invece è la stessa, ma uguale 1, ha i fuochi sull'asse delle x, quindi diciamo sta così. Anche in questo caso parliamo di asintoti obliqui che sono le bisettrici primarie e secondarie, e anche qui prendendo l'origine
viene che 0 effettivamente è minore di 1, quindi siamo in pratica, è questo, caro Raffaele, il dominio. Attenzione, assolutamente, includendo anche i punti che stanno sull'asse, i punti che stanno sulle quattro iperboli, no? Attenzione, attenzione. E quindi si poteva dire che è un insieme comunque illimitato, no, si poteva dare alcune, un po' di nomenclatura, ma non credo che lo chiedesse. Quindi questo era il dominio. Quindi occhio a eventualmente poi i punti. Non ho visto poi Raffaele come è andato avanti, a questo punto possiamo andare avanti, andando a risolvere. Quindi questo andava fatto, e occhio, quindi già questo poteva essere, no? Un primo step importante da fare. E adesso, quindi questo è... Il dominio non è meno 1-1, caro Raffaele, non siamo mica in... non siamo ad una variabile, non si può scrivere meno 1-1. Meno 1 è y quadro meno x quadro, compreso fra meno 1, ma poi c'erano quei quattro rami di iperbole, e il dominio era là dentro. Allora, poi Raffaele ha fatto il sistema. Dunque, deriviamo... vi ricordo che la derivata di arco coseno di f è meno 1 fratto radice quadrata di 1 meno f quadro per f primo, in un caso per speta di x, nel caso per speta di y. Quindi la derivata è la stessa, poi avremo un meno 2x che sarebbe la derivata rispetto ad x di questa funzione, 2y che invece sarebbe la derivata rispetto ad y di quell'altra funzione. Quindi la prima parte è la stessa, quindi calcoliamo il gradiente, sarà nel primo caso, il primo pezzo prendo uguale, è meno 1 fratto la radice quadrata di 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro. Che vuol dire meno 1 fratto, lascerei così, francamente. Quindi in un caso abbiamo un meno 2x fratto la radice quadrata di 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro, e questa la poniamo a valere 0. Nell'altro caso invece, quella rispetto ad y sarà 2y, scusate le spalle, fratto la radice quadrata di 1 meno il quadrato di y quadro meno y quadro uguale 0. Ovviamente si nota in maniera, direi, lampante, come l'unico punto da considerare è l'unico punto che ci viene fuori dal sistema, l'unico punto stazionario. Vediamo Raffaele, anche Raffaele vedo che ha fatto questo. Raffaele, il dominio come l'hai trovato è veramente è una perla clamorosa, non si può. Verresti io personalmente, qui verresti bocciato se un docente vede un dominio fatto discusso in quella maniera, ti boccia seduta stante, almeno ai miei tempi funzionava così. Adesso forse no, c'è un discorso ragionieristico di punti, però qui se un docente vede questo, francamente, non apprezzerebbe molto come hai discusso quel dominio. L'unico punto è l'origine, e Raffaele l'ha trovato a 0,0. Utilizzo il simbolo che ha usato anche Raffaele. E niente, a questo punto bisogna verificare la natura, bisogna studiare, classificare questo punto stazionario, calcolando le derivate seconde. Dunque, calcoliamo la f secondo della x fatta rispetto ad x. Dobbiamo fare un rapporto, sia nel caso della derivata parziale rispetto ad x di questa, che anche di quell'altra rispetto ad y di quella, y. Le miste invece sarà un pochino più semplice. Derivata del primo rispetto ad x è meno 2, che moltiplica la radice di 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro. Attenzione, più 2x, che sarebbe meno della regola per meno 2x non derivata, che moltiplica la derivata fatta rispetto ad x di radice di f, che sarà 1 su 2 radice di f, quindi 1 su 2 radice di 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro per la derivata parziale fatta rispetto ad x di 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro, no? Questa derivata di radice di f, non ricordo, è 1 su 2 radice di f per f primo rispetto ad x, quindi abbiamo 0, questo farebbe un 2 che moltiplica y quadro meno x quadro per meno 2x derivata fatta rispetto ad x di y quadro meno x quadro al quadrato, che sarebbe un f alla n, nf alla n meno 1 per
meno 2x che rappresenta la data parziale fatta di x di y quadro meno x quadro. Tutto qua, tutto questo ovviamente lo divido, fatemelo, quindi c'è qualcuno, devi mettere l'uguale alla pari della linea, ragazzi, lo so che devo farlo, ho anche una lavagna io qua, siete impietosi a volte, e qua ovviamente devo mettere 1 meno il quadrato di y quadro meno il quadro, no? Perché la radice con quadro se ne va. Ma francamente lascerei così sia questa che questa. Questa è molto simile la YY, perché anche qua abbiamo da fare un quoziente, quindi 1 meno solamente il quadrato senza radice di questo. Qui non cambiamo altro, perché abbiamo 2 che moltiplica la radice di 1 meno y quadro meno x quadro al quadrato, meno 2y, attenzione, che moltiplica la derivata fatta di y di radice di f, che è 1 su 2, radice di f, stessa cosa qui, il primo pezzo è uguale, 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro, attenzione, per la derivata fatta di y di quello, che sarà un 2, sempre y quadro meno x quadro, questa volta per 2y. Dunque già ci vado a mettere il punto, già vado a calcolare la f secondo di xx in a, così poi la cancello, e poi anche quella di y di y in a. Devo mettere 0, 0, allora sotto viene 1, 0 meno 0 fa 0, 0 quadro 0, 1 meno 0 quadro, 1 meno 0, 1. Vediamo sopra, allora abbiamo un, allora questo è 0, perché meno 2 per 0 per questo 0, però questo è 0, ripeto. Perché c'è 0 per 0, 0 su 2 sarebbe 0. Questo invece non è 0, perché sarebbe un 1 meno 0, radice di 1, 1, per meno 2 viene meno 2 fratto 1, meno 2 viene. Vediamo chi è la f secondo di. Mi sembra che anche Raffaele l'abbia fatto, adesso lo guardo. Vediamo un po'. Raffaele, ti voglio confrontare con te. Sì, anche a te è venuto 2. Secondo Raffaele invece. No, per la verità Raffaele è venuto 2 meno 2. No, non sono d'accordo con te, Raffaele. Raffaele, sono d'accordo. No, Raffaele, tu hai scritto 2 qua, invece questo è un meno 2. Qui è scritto più, Raffaele. E no. Raffaele mi ha sbagliato le derivate parziali, no? Perché c'è un meno 2x. Sai che però hai ragione tu, Raffaele, perché io ho sbagliato qui. Fermi tutti. Allora, manca il meno qua. Eh sì. È il meno della derivata dell'arco coseno, quindi questo diventa un più 2x e un meno 2y. Raffaele, grazie che non l'ho visto, altrimenti. E quindi cambia tutto, quindi qua è un più, certo, e lì è un meno, ma cambia niente, francamente, che poi lì è sempre 0, però veniva sbagliato, cioè, poi non cambiava niente, poi intendiamoci, probabilmente è sempre una sella il punto, però così come qui è un meno 2 e qua è un più 2. Chiedo scusa a tutti. Che vi siete sicuramente accorti, il mio errore, ho dimenticato di mettere il meno, la derivata di arco coseno di f meno 1 sulla radice di 1 meno f quadro per f primo, e quindi il meno con quel meno 2x mi andava più, così come qui, meno per più, meno. Eh sì, bene, e questo ovviamente quindi sarà meno 2, sarà, quindi questo è 2 e questo è meno 2, certo. Vediamo le miste, che non ho calcolato, le faccio a pezzi così non, se no non mi rimane spazio. Molto semplice esercizio, ragazzi, poi ne ho già visti altri, visto sui classica classificazione degli estremi relativi. Dunque, la mista è una sola per il teorema di Schwarz, la f di x fatta rispetto ad y. Cosa conviene fare? Conviene portare fuori il 2x costante e derivare 1 sulla radice di f. Vi ricordo che la derivata di 1 su f è meno 1 su f quadro per f', quindi sarà, attenzione al segno, meno 1 fratto il denominatore al quadrato va via la radice, quindi viene 1 meno il quadrato di y quadro meno x quadro. Applicando questa formula, la derivata di 1 fratto f è meno 1 fratto f quadro per f'. Ovviamente in questo caso rispetto ad y, e 2x per la y è costante, l'ho portato fuori, ho derivato appunto 1 sulla radice di 1 meno y quadro al quadrato, che è 1 su, senza la radice, meno 1 su f, quindi meno 1 su 1 meno questo al quadrato, per f', che è la derivata rispetto ad y della radice, che sarà un 1 su 2 radice di 1 meno il quadrato di y quadro meno y quadro, per la derivata fatta, attenzione, rispetto a
ad y di questo, quindi sarà un meno 2 y quadro meno x quadro per 2y. Ecco qua. È inutile fare quell'altra di xy perché per il teorema di Schwarz sono uguali. Francamente si nota subito, però vediamo. È chiaro che viene 0 perché come verrà 0 l'altra? Perché vedete che 0 per questo sarà 0. E quindi le miste sono nulle. Caro Raffaele, su questo devo dire, hai fatto bene. Mi è scritto che ti ha fatto impazzire, ma Raffaele, Raffaele, insomma, sono un po' dominio male, mentre invece il resto molto bene. Capito, ragazzi? Dominio, mi raccomando, va rappresentato, perché tenenti qui, senza dominio non andava da nessuna parte. 0,0 fa parte di quel dominio, è incluso in quel dominio. Quindi andiamo a calcolare con l'essiano, tecnica dell'essiano, essiano in A, unico punto. Vi ricordo c'è la f secondo di xx in A, derivata a nord-ovest, quindi abbiamo un 2, f secondo di xy in A, 0, f secondo di yx in B in A, 0, niente B, c'è solo A, f secondo di yy in A, che è meno 2. Notiamo come, visto che il determinante vale meno 4, che è negativo, in questo caso si parla di saddle point, punto di colle, punto di sella, se volete, quindi 0,0 è una sella, non è né un punto di minimo relativo né un punto di massimo relativo proprio. E quindi, cari ragazzi, anche questo sabato ce la siamo sfangata con un po' di errorini come al solito. Non perdetevi il prossimo sabato. Vi avevo già detto, questo esercizio è tratto da un compito di analisi 2 assegnato all'Università degli Studi di Salerno, corso di Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio. Ciao a tutti.